Due alberi di Natale molto particolari, quelli realizzati dalla MNIL, Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro, e allestiti nella sede Socicoop di Viale Adua a Pistoia. Due creazioni stilizzate, realizzate con i caschi che i lavoratori utilizzano per la sicurezza nei luoghi di lavoro, quella sicurezza che nonostante le norme evidentemente è difficile da raggiungere, anche se gli infortuni denunciati, compresi quelli mortali, nel 2023 risultano in calo rispetto all'anno precedente, meno 17,8% a livello nazionale. In Toscana il calo degli infortuni denunciati nel 2023 è stato del 12,6%. Quelli mortali nella nostra regione quest'anno sono stati 39 contro i 60 del 2022, dati che comunque devono farci riflettere. Sì, purtroppo sono tanti perché sono 4 morti al giorno, per non considerare gli infortuni e anche gli infortuni domestici, che è un infortunio drammatico, perché voi dovete sapere che per infortuni domestici muoiono al giorno 22 persone. Queste non vengono considerate perché non sono INAIL, non sono INPS, non sono lavoratori a tutti gli effetti, ma sono quelli che comunque ritornano nelle proprie case, essendo lavoratori, e svolgono altri lavori che sono quelli domestici. E succede quello che succede. Quindi noi non abbiamo voluto fermarsi solamente a fare un accordo con la regione che riguardava i lavoratori a 360 gradi, ma abbiamo voluto fare un accordo che riguarda anche gli incidenti domestici. Il mio compito all'interno dell'associazione, la sezione di Pistoia, è cercare di portare un messaggio che è quello della diffusione, della prevenzione della sicurezza nei luoghi di lavoro e in secondo luogo che se ci si fa male ci si può ricostruire una vita. Come Regione Toscana siamo impegnati anche dal punto di vista della formazione affinché di lavoro non si muoia più, non è accettabile, non è degno di un paese che vuole dirsi un paese civile, che oggi si continui a morire sul lavoro, si continui a morire, ci si continui a malare, si continui a restare infortunati. Noi insieme ad AMNIL stiamo portando avanti un percorso che coinvolge le scuole toscane, perché crediamo che la salute e la sicurezza sul lavoro debbano essere promosse a partire dai banchi di scuola.